In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, BC Griffa Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Emozioni, Fish and Wine, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Ciclissima, su, più su. It's your lover, right. Shaggy, alongside Mark Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! Suit me, got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursue me. She tell me yo she don't want lose me. Pure sweet talk and she start seduce me. You produce him around shoot me. See that booty, loving you is my duty. Siamo tornati in Valle di Sole, ad Aulasa per la precisione, al Bike Land. Siamo nella settimana dei mondiali, settimana importantissima, una settimana che si concluderà domenica 29. Naturalmente, Giovanni, tu hai già fatto la Black Snake, allora, in mente? No, l'ho proprio fatta. Non l'hai fatta. Sì, perché è chiusa e io sono un leprotto e sono andato a farmi la Black Snake. Tutti i grandi campioni che ci sono in questi giorni hanno paura di te. No, mi chiedono, mi chiamano, consigli. Io, diciamo, dispenso consigli a tutti, gratuitamente. Sono consigli enogastronomici. Enogastronomici, ovviamente, certo. Quando tutto è finito so dove mandarli a mangiare questi prodotti tipici della Val di Sole, meraviglioso. E poi ricordo che è la settimana dei mondiali, è la settimana anche della Top Dolomites, lo diciamo perché così dalla Val Rendena alla Val di Sole saranno due valli dove sarà la festa della bicicletta. La festa della bicicletta, mondiale. Bike Festival. Allora abbiamo Patrizia Daldos, che è responsabile dei grandi eventi della PT Valle di Sole. Ciao Patrizia, e poi abbiamo, guardatelo. È lui, il camoscio della Valle di Sole, di Vermiglio. Ecco. Occhio lui, che hanno aperto la caccia. Davide Magnini, 24 anni, campione del mondo delle lunghe distanze di sci alpinismo, ma lui ci racconterà strada facendo tutta la sua storia sportiva. Poi voglio anche dirlo umana. Subito, alpino, eh? Alpino, è un esercito. Allora, andiamo subito con Patrizia. Oggi andiamo a Peio Fonti, una grande salita che inizia dalle Fucine, da Ossana, e ci porterà fino a Peio Fonti, ma non potevamo non venire qui e partire da Aulasa per questa settimana iridata. Patrizia, come stanno procedendo le cose? Siamo entrati nel clou della settimana dell'evento, quindi possiamo dire che il mondo è arrivato ad Aulasa. Abbiamo più di 770 atleti venuti da tutte le parti del mondo, più di 50 nazioni, quindi adesso la Val di Sole è veramente nel clou e nel top, e adesso siamo pronti per tutte le gare. Ecco, hai detto giustamente, la Valle di Sole, capitale del mondo della mountain bike. Assolutamente, ben 6 discipline quest'anno, quindi vedremo dal cross country, abbiamo qua Van Der Poel, poi il downhill, poi abbiamo il four cross, altre due discipline, l'XCC, il team rally, quindi veramente ne abbiamo di tutti i colori, iridati e di tutte le nazioni. Ecco, veramente una domanda, tu l'hai fatta, ci eravamo visti un mesetto fa la Black Snakes e l'hai collaudata? L'ho fatta a piedi per fare un check di altre cose, ma non con la bicicletta, no? Infatti anche oggi vi lascio andare voi a scoprire le bellezze della Val di Sole, perché ovviamente qua il lavoro è tanto e siamo pronti per,
per siete tutto. Presissimi. Quanti siete dello staff che lavorano per questo appuntamento? Adesso lo staff siamo quasi 30-40 persone che lavorano sia per gli uffici, sia per l'allestimento e tutto, e adesso sono arrivati anche, diciamo, l'esercito dei volontari. Siamo molto impegnati dal punto di vista organizzativo, ma siamo anche molto orgogliosi di portare un appuntamento così importante con un eco internazionale davvero estremamente impattante. Quindi ci sentiamo la responsabilità, abbiamo l'orgoglio, speriamo che tutto possa andare per il meglio. Patrizia ha parlato di esercito, abbiamo qui un alpino, Davide Magnini, e naturalmente abbiamo un altro ex alpino. Non si dice mai ex, in congedo. In congedo, ex, io dico ex alpino perché se ti vedesse adesso il tuo generale ti radierebbe, ti toglierebbe i gradi. I miei galloni. Allora dobbiamo dire che dopo andremo a Peio Fonti, passeremo da Cogolo sulla ciclabile che Patrizia ci ha fatto conoscere, una delle più belle ciclabili, quella della Valle di Sole. Costeggia il Noce straordinario. Allora ti lascio, Davide, un minuto perché poi bisogna partire. Allora, Courmayeur, esercito, corretto? Giusto? Corretto. Quindi gruppo sportivo Courmayeur dell'esercito alpino. Bene, tu però l'alpino non l'hai fatto, ma okay. Sei più alpino degli alpini. Sì, hai detto benissimo, io sono entrato nel centro sportivo esercito in qualità di atleta di sci alpinismo, e ormai da 6 anni gareggio appunto per il RAS di Courmayeur. In estate poi mi dedico alla corsa in montagna e alterno le due stagioni, sci alpinismo e corsa in montagna, nella nazionale italiana. Non vedo le maniglie dell'amore, quelle. Si spera. Però l'amore c'è, molto, vero? Molto più in là. L'amore c'è. Ma qualcosina. Qualcosina, non si sbilancia. Adesso partiamo e ci porti dove? Vi porto a Peio, fino a Peio Terme, sarà una bella salita, all'inizio molto più graduale e poi gli ultimi chilometri si impenna un po'. E pedalando ci facciamo anche una bella chiacchierata. Viva la Val di Sole e tutti ai mondiali della Val di Sole. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Due alpini al comando. Ed ecco i due alpini, Giovanni Daniele e Davide Magnini, al comando. Al comando? Al comando. Se lo seguo per un paio di giorni, secondo me 10 kg van via. Abbiamo già perso la retroguardia della truppa. È perché ha deciso di staccare l'assistuta, vuol far dura oggi. Siamo sulla bellissima ciclabile della Val di Sole che parte da Mostizzolo e arriva fino a Fucine e poi continua a Cogolo nella Val di Peio per poi salire fino a Peio Terme. Siamo adesso quasi a Mezzana, nella parte un po' più pianeggiante, e poi da lì comincerò un po' leggermente a salire fino a Cogolo. Come stare dentro un docufilm bellissimo della natura, proprio il Noce, i prati, i cavalli, abbiamo visto gli indiani, adesso servono i cowboy, però è meglio scappare. Allora, cari amici di Biciclissima, com'è? Allora, devi dirgli delle cose fantastiche della Val di Sole, anche dell'inverno, già che ci siamo. Eh sì, perché la Val di Sole è meta turistica soprattutto invernale per le piste da sci, col comprensorio Ponte di Legno Tonale, la schiaria Madonna di Campiglio. E poi qua a Pellizzano, come potete vedere alle nostre spalle, ci sono i trampolini per il salto e la combinata nordica, dove il gruppo Monteginer porta avanti da anni e anni un grande lavoro con il mitico Massimino. E anche in estate ovviamente i trampolini vengono utilizzati per allenarsi da tutti i ragazzi dello sci club e anche in questo fantastico posto dove poi si può passeggiare, correre e fare tante attività outdoor.
E qui nel comune di Ossano, dopo aver fatto circa 10 km sulla favolosa ciclabile della Valle di Sole, con Giovanni e con Davide, il camoscio della Valle di Sole, campione del mondo lunga distanza sci alpinismo, ma lui ha un trascorso, ne parleremo poi con Giovanni che entrerà più nello specifico. Arriviamo qui, avete due occasioni, quella che facciamo noi oggi, Peio Fonti, oppure il Passo del Tonale. Sono due delle grandi salite, delle 23 grandi salite del Trentino. Noi oggi, come detto, facciamo Peio Fonti, sono 9 km, 755 metri. È una salita che ha una pendenza media, lo trovate, sono tutte tabellate, c'è ogni informazione. Davide, tu l'hai fatta, consiglio per me e consiglio per lui. Il mio consiglio è quello magari di non esagerare troppo nella prima parte, dove le pendenze sono più lievi e più graduali, dove la strada ti spinge magari a andare un po' più forte, perché poi da Cogolo i primi tornanti sono molto ripidi e lì bisogna avere la gamba buona. Stai sorridendo, si sta divertendo pensare a me e a Giovanni, Davide? Diciamo sta... che dove le pendenze si inerpicano vado un po' meglio, non sono un ciclista da sprint o da velocità, ma sul ripido mi difendo. E poi tu parti favorito, perché lui, spieghiamo bene, pesa 50 kg meno di Giovanni e 33 kg meno di me. Sapete cosa vuol dire? Un chilo è un dente, a certi livelli, vero? Perciò questo, guardate che dentatura ha. Però il mezzo quintale di Giovanni è pareggiato dalla pedalata assistita, perciò ricordatevi che il Trentino, le grandi salite, tutti i nostri itinerari sono percorribili per tutti. L'importante è conoscersi e non fare gli eroi. Gli eroi non servono, vero? Giusto. Ok. Sei pronto? Abbiamo noi, il nostro eroe qui, il nostro eroe. L'eroe c'è sempre. L'eroe c'è sempre. Partiamo, destinazione Peio Fonti, ma ci fermeremo a Cogolo per descrivere un po' meglio la Valle di Peio. È una valle che racconta storia della Grande Guerra, racconta storia di natura, racconta anche una storia industriale, perché qui non vi dico tutto, ve lo dico strada facendo. Andiamo. Se Peter Brunner vedesse il polpaccio del professore, ne farebbe uno stinco stellato. E prima di arrivare a Peio Fonti ci fermiamo qui a Peio Paese con Marco Boglioni del Consorzio Turistico Valle di Peio, perché vale la pena parlare di tante cose. Siamo nel Parco Naturale dello Stelvio, Marco, c'è il Ritiro del Cagliari, la schiarea Peio 3000, escursioni in quota, c'è tanto da dire, ce lo vuoi sintetizzare tu? Sì, allora appunto ci troviamo in Val di Peio, qui poche settimane fa si è concluso il Ritiro del Cagliari calcio, qua alle nostre spalle c'è Peio Paese. E è possibile vedere l'arrivo di Peio 3000, dove appunto i giocatori del Cagliari Calcio spesso andavano a fare delle uscite. E la schiarea Peio 3000 dal 2019 è diventata la prima schiarea al mondo plastic free, quindi è stata tolta del tutto l'utilizzo della plastica monouso sulla schiarea. Ci sono le terme di Peio,
appunto a Peio Fonti, il paese che è dietro questo versante. Come hai anticipato tu, siamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, quindi ci sono tantissime escursioni da fare, sia a bici che sia a piedi che in bici. So che avete un bel progetto. Esattamente, te ne stavo per parlare. Ci sono questi 6 nuovi anelli per un totale di 150 km di trail da fare in mountain bike, o meglio in e-bike, perché i dislivelli, vedendo appunto la morfologia della valle, ci vogliono gambe così, esattamente, muscolare, ben difficile. Qualcuno ce l'ha. Esatto. Un'altra cosa, anche sì. Testimonianze della Grande Guerra qui. Esattamente, sì. C'è una strada, allora, a partire dalla Malga Frattasecca c'è una ex strada militare col tour della Grande Guerra che prende anche il Forte Barba di Fior, e ci sono dei resti anche Punta Linche a 3000, quindi sì, è molto... E poi dovevamo dire anche che qui la diga del Carese... Esatto, e del Pian Palù anche. Sì, del Pian Palù. Insomma, ci sono tante cose da scoprire. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era bisogno di energia, di conseguenza si costruirono bacini artificiali, si costruirono centrali idroelettriche e il Trentino, per portare energia. E il Trentino, in particolare questa zona, era molto ricca. Esatto. Difatti questo corso d'acqua viene sfruttato, credo che sia più sfruttato in assoluto. Esatto, sì. Anche per le attività fluviali, oltre alla pesca, la classica poi pesca. L'acqua qua è buona. Eh sì, è buonissima. Infatti c'è l'acqua Peio, ricordiamo l'acqua Peio qui. Che è l'acqua forte, il fontanino. Esattamente, insomma, esattamente. Ci dicono di stringersi, sì, se voi bevete l'acqua qua vi stringete, e esatto. Sapete perché? Perché è diuretica e lassativa, insomma, è vero? È vero, è diuretica e lassativa, ci stringiamo, sempre Marco, di più, sempre di più, fino a scomparire, perché dobbiamo risalire in sella, arrivare. Perfetto. A Peio Fonti. Buon ciao, viaggio Marco, allora, grazie. Buona ciao. Continuazione. Ciao. Siamo qui alla sede dell'Acqua Peio, dove comincia la vera salita verso Peio Fonti. I primi 2 chilometri saranno quelli più ripidi, quelli un po' più tosti, e poi spiana leggermente fino ad arrivare di nuovo alle terme di Peio Fonti. Chi ha risparmiato le energie finora, adesso è il momento di buttare giù i cavalli e di bruciare un po' l'asfalto. This time it's with you when I fall. It's always the same, and I'm so tired of playing this game. E qui da Cogolo in Val di Peio, i primi chilometri che portano a Peio Fonti sono davvero impegnativi. Sono 2 chilometri di pendenze, non sono proibitive, ma se avete esagerato in pianura spingendo il rapportone, qui pagate perché si fa fatica. Siamo addirittura d'arrivo della nostra grande salita di Peio Fonti. La strada addolcisce un po', ma l'acido lattico si fa ancora sentire e i battiti sono sempre a 160. Però le bellezze che si possono ammirare salendo sono incomparabili e cancellano ogni fatica.
Siamo al termine della nostra fatica alla Peio Fonti, una delle 23 grandi salite del Trentino, una salita di 9 km, 700 metri, pendenza media del 4,6, ma diciamo che dal 5 al 7 e all'8, dal 5 all'8 chilometro si fa fatica, poi si addolcisce un po' e poi naturalmente noi abbiamo voluto farci del male perché da Peio Fonte Fonti con Davide Magnini, campione del mondo lunga distanza di sci alpinismo, lui è salito, come si dice, con la pipa in bocca. Io sono salito invece con una fatica terribile, incredibile. Abbiamo voluto farci del male, 2 chilometri in più per arrivare a Peio, a Peio Paese, comune più alto dell'impero asburgico, fino al 1918. Davide. Beh, ma la fatica è stata ripagata da questa bella vista, ne valsa la pena, penso. Sì, ne valsa la pena perché... Alle nostre spalle cosa c'è? Il gruppo del... Alle nostre spalle possiamo vedere gli abitati di Cogolo, tutta la Val di Peio che si congiunge poi alla Val di Sole e in lontananza sullo sfondo abbiamo proprio le montagne che sovrastano l'abitato di Ossana, quindi la cima Scarpacol, Monte Giner, le montagne un po' che separano il gruppo Adamello Presanella da quello delle Dolomiti di Brenta che rimangono nascoste appunto da queste vette che arrivano anche a 3000 metri. Insomma, c'è da vedere, c'è da visitare, c'è da fare fatica. Giovanni, ti lascio un attimo, Davide, io vado perché ho una sete terribile, però ricordatevi, qui l'acqua non manca mai. Ti lascio, Davide, saluta, io devo andare a reidratarmi. E mentre il professore si reidrata, consiglio di fare una bella crioterapia in giusto. Giusto. Ah, fantastico. E poi? E poi alle terme di Peio ci sono tutte appunto le fonti termali per rigenerarsi e recuperare al meglio dopo un bel impegno sportivo. Respira, siamo in Trentino. Ah, io adesso posso rilassarmi. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Edoardo Cipollini ha trionfato nella corsa per allievi, il 28esimo Gran Premio Nogaré, organizzato dal gruppo ciclistico Zambana. Il nipote d'arte, lo zio Mario Cipollini, re degli sprinter, ha preceduto in volata il leader della classifica nazionale di categoria, Filippo Omati, del Veloce Club Pontenure, e il trentino del Veloce Club Borgo, Thomas Capra. E oggi è stata una gara molto dura, quest'anno non ho mai affrontato, quasi mai affrontato più di 1000 metri di dislivello e ho dovuto fare molta fatica, però sono molto contento di questa vittoria perché c'erano molti corridori forti come Capra, Monister e Omati che erano i principali avversari e perciò sono molto contento. La classica per Under 16 proposta dalla società presieduta da Paolo Nardone è tornata forte di 82 atleti al via. 64 km del percorso, con partenza da località Costa di Vigalzano e arrivo in salita a Nogaré, frazione di Pergine Valsugana. Nel mezzo i passaggi da Levi, Conovaledo, Roncegno, Borgo, Castelnuovo e Scurelle, dove gli atleti hanno effettuato il giro di boa.
Il Veloce Club Borgo ha provato a fare la corsa sulle strade di casa, vincendo il primo traguardo volanto con Tommaso Pasini, mentre al GPM di Roncegno si è imposto Eli Andre Haus con Daniele Frattone, che si è aggiudicato il secondo traguardo volante di giornata alle Vico Terme. Il plotone si è presentato così compatto all'imbocco della salita finale di 2 chilometri, risultata decisiva. Angelo Monistera ha provato ad anticipare tutti con uno scatto secco ai 200 metri, Cipollini ha preso la sua ruota e lo ha saltato, andando a imporsi con margine davanti al leader della classifica nazionale Omati. Terzo Thomas Capra, che sta ritrovando il miglior colpo di pedale in vista della Coppa d'Oro di settembre. Tra i regionali bene anche il bolzanino della Liberta Sliders Filippo Serafini, quinto, con Lorenzo Mottes della Monte Corona e Nicolò Puel del Veloce Club Borgo appena dietro, sesto e settimo. Mi alzo sui pedali e via, su cime e sentieri della vita mia. Ciclissima su, più su. In collaborazione con Federazione Ciclistica Italiana, Cassa di Trento, Assicurazioni Andreotti Carlovi, Agenzia Generali di Cless, Bici Griffa Edo, Patrick Bike, Montura, Top Dolomites Gran Fondo, Madonna di Campiglio, con Francesco Moser, Pregis, al servizio della ristorazione, Bemer Italia, terapia fisica vascolare, Ristorante Mozioni, Fish and Wine, a Riva del Garda, Cerco Casa in Trentino, l'immobiliare del territorio trentino, Panem, il viaggio nel panino italiano, Garmin, Ceccato Automobili, Gioielleria Orologeria Stedile.